Metto questo nel buco e poi metto questo qua. Allora, questo è un segmento e questo è un altro segmento. Che cosa sono questi due segmenti consecutivi? Se io prendo questo qua, lo sposto da qua, invece di metterlo così, lo metto così, questo, cioè i due segmenti li metto così. In questo caso qua, allora, prima avevo i segmenti così, consecutivi. Questi qua, se io lo metto così, sempre consecutivi sono, però si trovano sulla stessa retta. Allora, quando sono così, oltre ad essere consecutivi, sono anche detti adiacenti. Sono due segmenti consecutivi che si trovano sulla stessa retta. Qua se metto sempre A, B, C. Allora, questi sono due segmenti, sempre consecutivi come prima, però si trovano lungo una stessa retta. Cioè, se io qua ci faccio passare una retta, vedete che si trova sulla stessa retta, sono dritti, sono tutti e due orizzontali. Allora, in questo caso qua, i segmenti si dicono adiacenti. Consecutivi, adiacenti. Consecutivi, adiacenti. Sono tutte e due consecutivi, sia questo che questo. Le due coppie di segmenti sono tutte e due consecutive. Solo che qua sono consecutive e basta. Qui sono consecutivi e adiacenti. Perché? Consecutivi che giacciono, così sì, usate questo termine, giacciono su una stessa retta. Allora, le definizioni non imparate alla memoria, cercate di ricordarle, capito? Consecutivi hanno un estremo in comune, adiacenti hanno un estremo in comune ma sono, giacciono anche sulla stessa retta. Quindi non è che se sono adiacenti non sono consecutivi, se sono adiacenti sono anche consecutivi. Se sono consecutivi non è detto che siano adiacenti. Allora, questa è una parte di una città, sono i palazzi dall'alto. E se io faccio questa strada qua, che vi vengono due segmenti consecutivi. Prendo la strada, io sono la persona che sta camminando, ho fatto prima questa strada, poi faccio questa strada, ho fatto il percorso attraverso due segmenti consecutivi. Vi trovate? Se invece continuavo dritto, i segmenti diventavano adiacenti. Capito? Qual è la differenza? Che qua giro e invece qui no, è una mappa, una piantina, una... è tipo labirinto, ma è la... quando tu sei in una città con tanti palazzi alla fine è tipo labirinto, no? È come un labirinto, ti trovi tra i palazzi, solo che in una città tu c'è il navigatore, se ti perdi ti viene guidato, invece nel labirinto no, questi sono i palazzi dall'alto, la freccia è questa qua. Io sono entrato qua, esco da qua. Questo è il punto dove giro, che corrisponde agli estremi dei due segmenti. Ovviamente lui dice ci vuole un GPS. Faccio un segmento, poi ne faccio un altro, poi ne faccio un altro, poi ne faccio un altro e un altro ancora. Sono 1, 2, 3, 4, 5. Qua fate i pallini.